È finito da qualche minuto l'incontro che ha visto la presenza dell'onorevole Boldrini, la presidente della Camera, partecipare a un dibattito che è stato indetto dal polo medico dell'Università di Foggia e riguardante l'importanza dell'alta formazione per lo sviluppo economico, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Un appuntamento che è stato organizzato nell'aula magna della Facoltà di Economia come prologo per l'inaugurazione del polo biomedico dell'Università di Foggia in via Napoli, un polo che ingrandisce gli ospedali riuniti ma soprattutto dà l'opportunità di nuovi spazi per la ricerca e per la formazione di qualità per gli studenti dell'Università di Foggia. L'onorevole Boldrini ha parlato dell'importanza sia della ricerca ma anche della lotta alla segregazione di genere. Sempre troppe donne sono relegate nelle facoltà umanistiche e troppo poche in quelle scientifiche e viceversa gli uomini si dedicano più alle materie scientifiche che a quelle umanistiche. È una cosa, ha detto l'onorevole Boldrini, che penalizza sostanzialmente l'Italia per quanto riguarda anche il progresso delle imprese, il progresso delle tecnologie e quindi il posizionamento a livello globale dell'Italia come paese nel mercato internazionale. L'onorevole Boldrini ha inaugurato la sede del polo biomedico e come ringraziamento l'Università di Foggia le ha consegnato un sigillo e lei si è detta molto orgogliosa di essere potuta venire a Foggia a inaugurare una così importante istituzione. Sentiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni subito dopo il discorso tenuto all'Aula Magna della Facoltà di Economia e sentiamo anche le battute del Presidente della Regione Puglia, l'onorevole Nichi Vendola. Ma ci sono produzioni in cui non siamo più competitivi nella sfera globale e dunque ed è lì che noi dobbiamo accettare l'idea che i lavoratori poi debbano essere, come dire, riformati per altri ambiti. Laddove penso che invece noi dovremmo oggi puntare sulla qualità, sull'innovazione e sulla ricerca perché questi settori sono alla base della ripresa economica. Non è solo cultura, è cultura che oggi è necessario perché in Italia ci sia appunto una ripresa economica, attirare i cervelli, riuscire a presentare progetti sostenibili affinché chi è andato all'estero perché in Italia non ha avuto possibilità possa avere un futuro qui e dare delle prospettive ai nostri giovani in questi ambiti è prioritario per la ripresa economica del nostro paese. Le scuole e università stanno soffocando e non c'è alcuna possibilità neppure di immaginare la ripresa economica e il rilancio del sistema paese se non si investe in maniera cospicua sull'educazione e sulla formazione, dalla prima infanzia con le sezioni primavera fino all'alta specializzazione. Questo è ciò che muove gli ascensori sociali, questo è ciò che costituisce il capitale fondamentale su cui investire, la formazione dei giovani. Allora, qui al Sud noi abbiamo provato ad andare in controtendenza rispetto a tagli sistematici che i governi nazionali facevano. Volevano, diciamo, colmare la voragine del debito pubblico falcidiando il welfare e falcidiando il diritto allo studio. Noi abbiamo provato a sostenere il sistema accademico, a modernizzarlo. Foggia è un esempio di quello che abbiamo fatto, scongelando risorse e non inaugurando opere destinate a rimanere incompiute, ma inaugurando opere che da domani sono a disposizione del diritto delle persone.